Siamo contro Rengar. Con Flash Exhaust, quindi dobbiamo rispettare molto il suo lane. Perché ci slowa. Però se ci teniamo lontano dai cespugli, possiamo prendere un sacco di gol. Bot è una winning lane hard per gli avversari, però i nostri outscalano. Ci abbiamo Mastery in jungle che è un po' meh. Boh, è un po' un game complicatino. Più che altro per Mastery jungle. Beh, ma il Rengar vecchio è simile a quello di adesso, praticamente. Anzi, è quasi uguale. È uguale, però meglio. Comunque sì, l'Ignite, se vuoi fare una kill lane, è probabilmente meglio. Vi ricordate quando l'Exhaust riduceva le resistenze ai nemici? L'Ignite era scomparso dalla circolazione, perché tutti, anche chi voleva giocare aggressivo, giocava con l'Exhaust. Perché riduceva armor e magic resist di 10, tipo una roba del genere. Una roba indecente. Ok, sistemiamo la roba. No, purtroppo niente vet. Anche perché non saprei che. Il problema non è tanto sistemare il bot per fare le bet, cioè non saprei che cosa farvi comprare quei punti. Perché non voglio nel game che mi continuano a partire gli effetti sonori, no? E che vi faccio comprare le bet. Coaching non ne posso fare più di tanti, quindi mi limito a una settimana a quello che faccio i giveaway. Non saprei che farvi comprare. Quei punti. Eh sì, beh, all'inizio, dopo diminuisce un po'. Però sì, vorrei evitare. Vi, se la buffano come hanno fatto vedere sul PBE, diventerà veramente forte. Probabilmente la giocherò in giungla. Facciamo il giro largo. Ok, Rengar ha già iniziato la sua opera. Orientato per la clap, ma se sta vicino al cespuglio non posso farlo. Io stavo focussando quell'altro, mi sono sbagliato. Pensavo focussassimo Rengar. Meno male che è entrato Rengar. Boh, sinceramente non so se è my bad o suo bad che non ha continuato il focus su Rengar. Forse me ne dovevo girare su quell'altro. Però
Però è anche colpa sua che non ha continuato il focus sul Rengar. Non c'ho ancora i gold, quindi anche se faccio pochi danni alla torre, non c'ho ancora i gold dell'item che vorrei. Quindi pusho la plate. Creatore prenderlo. Nice. Abbiamo preso un sacco di vantaggio di exp soprattutto. Lui ha appena fatto il 4, noi siamo il 5. Non tanto di gold perché i minion comunque hanno perso un sacco di gold dei minion. Recuperiamo un po' d'HP con Red. Ricordatevi che il Red non vi cura se siete in fight, quindi anche se state l'avversario con una skill, poi non vi cura il Red. Cioè, nel senso, un nemico tipo... o una torre. Quindi se volete curarvi, non ho attaccato il nemico o non fate il Q. Vabbè, finito il raid praticamente. Oh, lo so che lui può resettare l'autoattacco reset con la Q dell'agro, però so per sicuro, so per certo che posso ucciderlo lì. Quindi preferisco non rischiare che faili il reset e andare diretto a ucciderlo. Oh, prendi Ablett, prendi Ablett. Prendi Ablett. Che facciamo? Lasciamo qui, la perdiamo. Soffri gold questi. Buttarli via è un peccato. Prendo un po' di armor. Buttali via quei 160 gold, mate. Faccio un po' di armor che c'hanno sia di jungler che AD top. Quindi mi fa comodo. Fammi l'armor qua. Buono così. Anche se prende gold mi va bene, Master Yi scala bene. Cioè preferirei prenderlo io. Questa non la prendo. Peccato, non c'ho i soldi per l'idea che volevo. Non mi prendo praticamente niente. Oppure mi vendo questa. Sì, mi prendo la control. Questo per mid è un problemone. Master Yi è molto fiddato. Molto molto head ora. Ci va Master Yi in mid? Sì. Ciao Katix.
Tenilo Welo, boh, cioè dipende da te se lo sai giocare o meno. Se lo sai giocare, sì, perché è un team, è un champion che carica. Non è facilissimo, ecco, ti ci vuole un po' di tempo per impararlo. Ma anche in teamfight, se è fiddato, può teamfightare pure. Poi dai, una sfoltita qui. Potrei mantenere il freeze al momento. Perché non ho il TP, quindi. Non mi serve pushare più tanto. Mi sa Lux viene toppo. E qui c'ho vision completa, potrebbe solo essere passata a quei Lux. Ma sto piuttosto tranquillo. Cioè la ulti. Ha intato lui. Really nice. Vai, Master Yi è enorme al momento. C'è ancora l'exhaust lui. Poi ne poteva in realtà provare a scappare con l'exhaust. Però l'ha usato. Cioè non l'ha usato. Già era troppo tardi quando poteva provare a usarlo. Qua possiamo levarlo. Ehi! Grazie mille Rengo per l'hosting. Grazie mille Metto. Oggi doppio hosting. Boh, io sinceramente Kennen lo builderei sempre AP. Dopo i cambiamenti che hanno fatto l'AP. Cioè, a me piace AP, quindi lo buildo sempre AP. Però, tipo, contro i tank è meglio farlo nit. Sì, uso l'exhaust. Oh! Che hai fatto? Non ci arrivi? Adesso dovevo usare la ulti. Pensavo ci arrivasse. Strano, si è fermato. Cioè, stavano tutti in un'altra parte, quindi là il dive era abbastanza safe e easy a fare. Stranissimo.
Vabbè, chiudiamo, iniziamo a fare un principio di zonia. Non la chiudiamo, ovviamente, la prendiamo solo per... cioè, perché così la potremo chiudere una volta usato lo stopwatch. Perché ci serve contro il team loro, è molto forte. Ah, Master Yi sta andando un hit di cattiveria. Però gli serve un po' di qualcosa di HP, perché purtroppo non ci abbiamo... cioè, abbiamo Soraka che lo può aiutare. Però non è... la Soraka non è come una Lulu, ok? Che te rende immortale, te... Nocca le persone attorno a te, Soraka ti fornisce solo heal. Quindi soffri comunque CC, sta roba qui. E poi Rengo ha ostato proprio quando sto brutalizzando un Rengar top. Con Kennen, il champion preferito di Rengoland. Non ho fatto in tempo a zoniare. Oh, devo zoniare molto prima. Sulla ultima cosa. Non ho capito perché nessuno è pronto per fightarle. Vabbè, adesso che me l'abbiamo perso. Oh, forse no. Vai, Master Yi, fagli vedere chi sei. Bam, nice. Vai, vai, Herald. Vai, usa l'Herald. Questo perlomeno lo prende. Qua andiamo a salvare la situazione. Boh, secondo me la potevamo fare da tranquillamente. Ah, ho dovuto... probabilmente Flash potevo fare un po' meglio lì. I Mercury, belli strong al momento. Curami un'altra... no, va bene, va bene così, non mi servono altre cure. Non mi sarebbe dispiaciuta, però... ok, c'ho la zona chiusa, ma non la vogliamo chiudere. No, 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 non devi camminare lì. Camilli, sei morto purtroppo. Mi stai avendo una di queste. Però ancora non mi basta farmi il morello. Voglio il morello completo? Sì, ce l'hanno un po' di cure. C'è Rengar che si curerà un botto. Cioè, Rengar quando c'ha tanti HP si cura una marea. Eh sì, perché ha preso un sacco di farm, un sacco di kill. The Dance è stra broken quando sei così. Sei contro un team di Burst. Ha preso un sacco pure Plate. Poi ho fatto un 6 step of the God. Ho fatto un 6 step of the God. Sceso in terra. Proprio dialetto locale. Qua si potrebbe fare una bella clip, ragazzi. Tutto un bel set di steppino. Una roba simpatica, una roba carina. Una roba bella da vedere. Tutto gratis. Cavan è così, prendiamo sta giungla. Se c'è. Va, prendiamo sta riga che sveglio. Sì, è tuo, tranquillo. Tieni, te lo preparo.
Allora, prendiamo. Possiamo chiudere il morello diretto. Ancora non abbiamo dovuto usare la zonia. Aspetta, non ce l'abbiamo. Mi serve sta wave, mi serve. Aspetta, aspetta. Man, porco dinci. Mi lasciate un po' di roba, io me la faccio. Intanto dobbiamo ancora aspettare per il resto. Quindi non perdo tempo a fast. Cioè, nel senso, perdo tempo, però non perdiamo roba per fare nulla. Perché c'è ancora 1 minuto al Drake. Il Nashor loro non se lo possono fare, quindi non perdiamo niente sulla mappa. Ecco che intendevo. Andiamo. Urca. Masteria si fa lo stack. Fatto lo stack, masteria enorme. Grazie, Madride. 800 danni perché c'ha tanto AD e era stunnato. Quando Giorgio è stunnato prende tipo, non so il preciso la percentuale, ma prende una marea di danni in più. Non so se è il doppio addirittura. No, no, basta così. Pessima idea. Vabbè, arrivo. Vabbè, allora c'hai ragione tu. Non pensavo te lo facessi in solo. Ho sbagliato io, c'hai ragione tu, Mastery. C'hai ragione tu, ho sbagliato io. Hai ragione, ha ragione. Ha fatto roba, non pensavo potessi fare sta roba. Hai ragione lui. Mi scuso. Mi scusi, mi consenta. Mamma mia, ma chi sono? Ma chiamatemi Faker Junior. Bello sto scudo, frate. Mi, sozz. Dammi un po' di soldi. Bam. Bam. Guarda, guarda, guarda. Oh, hai visto questo? Bam. Quasi, quasi. Quasi. Faker, Faker, ma non troppo. Ecco. Insomma. Faker, ma non troppo. Faker, ma non troppo. Vogliamo mica rubare il posto? Allora, prendiamo. Morello ce l'abbiamo. Iniziamo ad andare per il Rabadon. Non c'hanno molta MR. Devono pensare a Masterie. Quindi posso andare di Rabadon piuttosto che Voistaff. Vabbè, Fidderino, sto 9-2, cioè, nel senso. Adesso sì, ho tirato un po' in tatine. Ah, fidatino, ok, scusate. Che poi leggo le cose in ritardo, tipo l'avrei scritto 2 minuti fa quella roba. Comunque, ah, si è fatto questo, non si è fatto lo Sterak. Io avrei fatto lo Sterak, però non discutiamo col 1047G che si è fatto il solo Nashor quando io gli ho pingato di non farselo. Non discutiamo con lui. Anche faccio un pick così. Con la ulti quando c'è Master Yi così fiddato. Ah, è già andato, ok. È fine perché nel senso ammazzo uno dei loro free così. A gratis e non sono l'unico fiddato. Va bene. Se siete l'unico fiddato, fare dei pick così con Kennen non va bene perché non potete carriare poi il fight con la ulti, ok? Però se siete. Se ci avete qualcun altro, qualche altro carry e potete fare una pick gratis con la vostra ulti. Fatelo. Dipende da quanto è fondamentale la vostra ulti per vincere i fight. Ovvio che la mia ulti è molto buona per vincere i fight, sempre meglio avercela. Però toglie uno di loro a gratis. Pure non è male.
Senza il Nashor è un po' difficile pushare. E senza il mio flash è difficile fightare. Devi fare il giro largo, Soraka, bravo. Sì, non dovrebbero poter riuscire a ingaggiare. Vai via, vai via. Però è messo raga. Cioè io c'ho l'escape. Io c'ho l'escape e so raga che non ce l'ho. Vabbè, se insistete. Hanno insistito. Hanno insistito loro. Io volevo star lì tranquillo. C'ho Soraka dietro. Insistono, che devo fare? M'hanno costretto. M'hanno costretto. Non avevo altra scelta. Abbiamo tra poco pure il flash up. Mannaggia, non ho fatto in tempo a doggiarlo. Ne ho per sciurare la mid con i super minion. Togliamo questa wave. My bad. No. Boh, secondo me la potevate prendere la torre, però dove dovete sveglia. Vabbè, abbiamo capito che dobbiamo stare lì con loro. Per dargli perlomeno direzione. Questo qua gli servirebbe uno Sterak. Proviamo a fare così a piccare Lux. Loro non dovrebbero essere, invece sì. Ho dovuto flashare qui. Perché stavano loro dietro. Comunque è buono, possiamo andare per il Nash ora. Aspettiamo. Aspettiamo Masterie prima. Aspetta, porco d'incio. Prendi questa. Che riprendi il mana, dai. Non ho il flash, però usare il flash per il Nashor è worth. Sì, in effetti possiamo lasciarlo scrittare, Master Yi forse è meglio. Io ho la Zonia, non c'ho ancora la ulti. Vorrei aspettare la ulti, perché se mi ingaggio senza la ulti è un po' un problema. Dovevo zoniare prima. Proprio sulla sua Q dovevo. Each other and focus. Chiudiamo questo game. Nessuno di noi se vuole stare con gli altri. Quindi finiamo il prima possibile. Non ci vediamo più. E stiamo tranquillo. I want this game.
last the minimum amount possible. That's why. È vero che autoscaliamo, quindi possiamo continuare. Anche giochiamo così. Non dovremmo. So let's. We can 2 versus 5 if we coordinate. Ma boy, capito? Ma boy. Potrei farmela, dai, mi prendo questa. Vado per la Volstaff. I know now. Focus. Let me pressure bot and I can wait. Ok, ci siamo. Mi serve il flash. Con il flash posso ucciderli tutti. Non ho usato la ulti. Ho usato la ulti. Possiamo farci questo intanto. Don't split. Sta splittando nel momento sbagliato. Se lui splitta quando noi abbiamo la wave, possiamo fare qualcosa. Altrimenti non possiamo prendere niente e lui muore e basta. Se moriamo qui si fa nel Nashor. Questo ancora sta indietrissimo. Ma è tanto per la vostra favoia. Oh. Focus, focus. C'ho il flash, c'ho il flash. Quindi possiamo fare un buon fight prossima roba. Don't. They Nash. We can't Nash without you. They come as four and let we. Man, please. Wait for Nash to spawn. Cosa? Cioè, nel senso, cosa ti aspetti? Ma porco denci, ma perché devi intare? Tutto il game fa la stessa cosa, va a splittargli, vanno in 5, però siccome non abbiamo la wave ancora, cioè lui splitta nel timing sbagliato. E allora si suicida. L'hanno preso loro il Nash. Questa ultadora, forse è la seconda ulti che tira.
Yeah, as5, please. Perché devo perdere un game? Perché Master Yi tilta e inizia a intare tutto il game. Prendi il Drake, per favore. Va bene, sei curato il danno. Prendi il Drake adesso. Hai preso il Red a casa. Niente, il Drake è andato. Yeah, really smart. Vabbè, qua fa triple. Ah, invece no. Pensavo fosse triple. Solo doppia. Ah, really smart. Ah, perdiamo tutti il game. Yeah, Master Yi è contento. Abbiamo aumentato un game. Perché voi non deservate? Io la trollo. Ok, vabbè. Match appreciated. Io no. Nego troll. Can we just end this game and go home? It's really faster and easier. Vai, prende abbastanza roba per la pozza. Wait, my ult and 5 versus 5. I mean, wait my flash. No, per favore, Master Yi, per favore, ma perché? Lo chiudiamo il game, please. Just end this game. Wait my flash. Mi serve il flash e chiudiamo. È più veloce. Prendi pure gli LP, ma che te frega? Questa pure che inta, cioè ha fatto sta roba che era un inting assurdo. Mi serve solo questo. Master Yi, per favore, Master Yi. Ok, sono topside, puoi farlo. Non c'hanno nulla. I have FF. Non prendono niente, è buono. They don't end. I have F up next to TF. We just 5 versus 5. È l'unico modo per vincere perché questi non è nello stato mentale di splittargli fondamentalmente. Quindi sarebbe meglio splittare un Master Yi, ma Master Yi vuole solo tiltare in tale. Cioè, in realtà il suo modo è ok, io adesso faccio finta che non stavo intando. Stavo intando apposta per. Per favore non morire, andate a chiudere. Lei gli può fermare il back. And please. Non ho nemmeno usato il flash. Cioè, tanto ero già in range. Suraga dovrebbe illare. Master Yi. Vai che lui si cura da solo a modo suo. Vai, prendete i nemici. Vabbè ragazzi, però mi state a rendere le cose.
Per favore, per favore. Ondarme. Ma che c'ha la voltesera? Quando dovrebbe arrivare il range? Ragazzi, mi state a rendere le cose non difficili di più? Sì, so troppo, cioè mi one shot. Basta fermarle. Prendiamoci questo. Sono tutti in base, lo possiamo fare. Quanti orecchie abbiamo? Due. Oh, quanto è difficile sto game. Got no F. C'hai i soldi per la GA questa? Spero di sì. No, non ce l'ho. C'ho la QSS. Possiamo chiuderla. Però è rischioso. Lux no F. Nice, possiamo chiuderlo. Beh, era ora che facesse un errore. E loro stanno tutti difensivi, io non vado io. Meno male, abbiamo vinto. Possiamo dire che l'ho solo carriato perché Master Yi si è messo a intare. Mamma mia, faticaccia. Che faticaccia, no, che neanche un aftershock, no. Non ti serve. Che fucking faticaccia. E qua, boh. State cool. Vai, state cool, Master Yi. No, cioè, porco dince, mi ha fatto perdere 10 anni sto game. Mamma mia, negative. Te le do tutte. Sono sicuro che sto game non ci avrei fatta se non avessi avuto lo streaming offerto da Rubinet Water. Rinfrescatevi a solo 1 euro al metro cubo. Se non avessi avuto i nutrienti di water, che è ricca di metalli pesanti, mercurio, alluminio, tutto quello che vi serve per la vostra performance competitiva. Fosse stato per quello, non ci avrei fatta. Mamma mia, ragazzi. Vediamo un po' i danni qui. E beh, si vede che ce l'ho più lungo, il grafico intendo. Vabbè, dai.